Benvenuti ad un nuovo video di Disney 100 e oggi abbiamo un ospite speciale, tra l'altro è proprio qui, non è virtuale, è il buon Andrea Bramini. Ciao a tutti. Oggi abbiamo intenzione di raccontarvi qualcosa, invece di farlo separati, sui cortometraggi con Topolino, Paperino e Pippo, protagonisti. L'inizio, in realtà, di questo trio di successo è in un cortometraggio che in Italia, almeno, è piuttosto misconosciuto. È uscito intorno al 1935, se la memoria non mi inganna, ed è arrivato però in Italia nel 2000 in una VHS. Sto parlando di Topolino Meccanico Service Station. In questo caso, Topolino, Paperino e Pippo sono tre meccanici che devono riparare l'auto di Gamba di Legno, che poi alla fine, quando gliela consegnano, mostra un carattere molto da guida autonoma perché inizia a impazzire completamente. Però è da lì che iniziano poi le sperimentazioni con i tre personaggi, fino ad arrivare poi a Mickey Fire's Brigade, che anch'esso del 1935 riprende un po' questo filone della collaborazione tra i tre personaggi, utilizzata soprattutto, e come poi vedremo anche in altre occasioni, nel focalizzarsi sui lavori che i tre protagonisti intraprendono insieme. In questo caso la professione è quella dei pompieri e Paperino, Topolino e Pippo devono lottare strenuamente contro le fiamme che stanno invadendo un palazzo, ovviamente attraverso numerose gag imprevisti che mettono comunque in luce le diverse caratteristiche di ciascuno dei tre, quindi comunque Topolino è il più entusiasta, è quello che si butta più a capofitto in maniera ottimista nella situazione, Paperino è quello che subisce maggiormente le avversità del proprio compito e Pippo è quello che invece è più svagato, quello che sembra quasi non rendersi conto al 100% di quello che sta facendo e che in questo modo contribuisce comunque all'avanzamento del cortometraggio, ma anche ai vari casini che ricorrono su tutti e tre i personaggi. Tra l'altro, il massimo della distrazione, non seguiremo esattamente il percorso cronologico, il massimo della distrazione Pippo l'ha avuta con la roulotte di Topolino, perché a un certo punto si perde letteralmente la roulotte, dove all'interno si trovano Topolino e Paperino, che risultano in balia degli eventi esterni, che possono essere eventi naturali, oppure eventi artificiali, tra virgolette, come per esempio un treno che rischia di investirli in pieno. Un cortometraggio decisamente molto divertente, ma grande distrazione la troviamo pure in altri cortometraggi, come per esempio in Boat Builders, dove addirittura sono andati a costruirsi un'intera nave. Cioè, ma non una barchetta, una nave, una specie di transatlantico, quasi con proprio gli istruzioni in stile IKEA. Tra l'altro, in questo caso, abbiamo forse il cortometraggio in cui i tre caratteri risultano meglio sviluppati rispetto a quelli precedenti. Per esempio, c'è una scena fantastica di Pippo, che cosa fa? Che Pippo in cui si innamora di quella che in realtà è la pomena dell'imbarcazione, con la figura di una sirena, che lui equivoca e ritiene essere invece una donna vera e propria, di cui appunto si invaghisce assolutamente, iniziando poi anche una serie di gag veramente riuscite in una specie di balletto, nel momento in cui, mentre lui è girato dall'altra parte, Topolino prende questo, che è un pezzo della nave, per montarlo nel posto che gli compete, ma in realtà Pippo vedrà solo la figura di questa sirena muoversi, nascondersi dietro al fumaiolo e quindi continuerà in questo equivoco a credere che si tratti di una donna vera e questo ovviamente genera gag che sono perfettamente calzanti sul carattere stralunato di un personaggio che appunto vive quasi in un mondo tutto suo e spesso è come se non avesse il contatto con la realtà in una maniera quasi però quasi poetica. Però Pippo un po', anzi tu un po' mi ricordi Pippo, no? Sono una differenza di altezza, perché stavo pensando in realtà al pulito di orologi, Clock Cleaners, perché lì in quel caso gli animatori sono stati in grado di sfruttare in maniera perfetta proprio la fisicità di Pippo. A un certo punto infatti inizia a fare una serie di vari movimenti sopra ai fili, corde, cioè in aria, che
tu dici sono assolutamente divertenti, ma sono anche tese, cioè veramente gli animatori sono riusciti a fare una sintesi tra la comicità e la tensione in stile Mission Impossible quasi. Assolutamente, anche perché giocando con il concetto di altezza, dal momento che in questo cortometraggio i tre stanno pulendo l'orologio di una torre molto, molto alta, si può giocare molto sul concetto appunto di vertigini e del pericolo di caduta. Quindi nel momento in cui Pippo prende un colpo in testa e quindi inizia ad avere una sorta di episodio di labirintite che gli fa un po' perdere il senso della coordinazione, e quindi questo lo porta, come diceva Gianluigi, a vagare per il parapetto della torre dell'orologio, questo dà vita a delle scene molto divertenti, perché poi abbiamo Topolino che cerca in tutti i modi di salvare il suo amico dalle rovinose cadute e lo fa lanciandogli scale, corde e quant'altro per cercare di salvarlo. Però al contempo il senso di altezza che comunque viene dato anche dalle inquadrature ci fa stare con il fiato sospeso per le sorti del personaggio. In questi cortometraggi inoltre la figura invece di Paperino è quella del personaggio più biglioso, più riottoso, che reagisce a tutto quello che gli capita nella maniera più rovinosa possibile, perché ovviamente il Paperino dei cortometraggi di fine anni 30 è quello più sanguigno, è quello in cui gli animatori ci mettevano tutta la sua rabbia, le sue perdere le staffe di fronte a qualunque tipo di imprevisti, e questo ovviamente genera il meccanismo della risata, la sua specificità. È anche interessante dire che in questi cortometraggi la struttura è più o meno sempre simile, nel senso che l'inizio è corale, e vediamo i tre protagonisti insieme che settano il plot della trama. Durante lo sviluppo solitamente però li vediamo separati, ciascuno alle prese con un diverso task che devono affrontare, per poi riconvergere insieme nell'ultimo minuto di girato. In realtà qualche piccola variazione c'è nella roulotte di Topolino, visto che non sempre, tranne in una scena più o meno al centro, li vediamo tutti e tre insieme, che è la scena della colazione, dove abbiamo proprio il massimo della distrazione di Pippo. Dal punto di vista invece di Paperino e del suo carattere sanguigno, è invece molto interessante la scena all'interno di Fire Brigands, quando cerca di spegnere il fuoco con delle fiammelle che gli si rivoltano contro. Tra l'altro questa scena era anche presente in uno dei fumetti della serie di Once Upon a Mouse in the Future. Esatto, come molti di voi già sapranno, per 100 anni della Disney sono state messe in cantiere una serie di 8 storie, tutte su soggetto di Francesco Lattibani, che immaginano una trasposizione futuristica 100 anni da oggi delle trame di alcuni dei cortometraggi animati classici, tra cui alcuni di quelli di cui abbiamo parlato in questo video. Uno di questi appunto è la versione disneyana a fumetti di My Mickey's Fire Brigade, che viene intitolata Squadra Antincendio, su soggetto di Francesco Lattibani, sceneggiatura di Carlo Panaro e disegno di Donald Soffritti, in cui viene effettivamente ripresa questa scena, mutuata ovviamente in un contesto fantascientifico, come vuole appunto il borderò di questa serie. Nella fattispecie viene immaginato che queste fiammelle, che sono quasi senzienti, esattamente come nel cartone animato, mentre nel cartone animato non c'era una giustificazione logica, era semplicemente una gag, in questo caso la fiammella viene immaginata come una razza aliena che è stata portata sul pianeta Terra e di conseguenza si moltiplica esattamente come può succedere con il fuoco vero e proprio. Questo porta ovviamente nella stessa situazione Paperino, che cerca comunque in tutti i modi di intrappolare con secchi e altre strane azioni queste fiammelle. È interessante poi il confronto tra la roulotte di Topolino e l'astro roulotte, non solo perché in realtà c'è uno fumetto degli anni 2000-2001, se non ricordo male, di Cesar Ferioli, che praticamente ripropone sul fumetto in maniera molto fedele il cortometraggio, ma anche per l'ambientazione, almeno per quel che riguarda l'astro roulotte, perché l'ambientazione in questo caso in Marte. E qui Artibani sta ovviamente prendendo in considerazione le possibilità di andare a vivere sul pianeta. Per fortuna non immagino la terraformazione di Marte, perché per quella dobbiamo aspettare qualche centinaio di anni, ben più di 100 anni, mentre la cosa più fattibile è proprio quella che Artibani ha immaginato, cioè un'intera città che è protetta da una cupola. A quel punto è quasi normale
se mai tra 100 anni succederà una cosa del genere, ma ho come l'impressione che non sarà molto facile neanche questo. Quindi, dicevo, è molto facile immaginare che alla fine degli abitanti di Marte, della città marziana, vadano fuori per vedere un po' più da vicino il panorama marziano, e lì esce fuori una gag meravigliosa. In realtà Artibani dimentica un po', diciamo, trascura un po' la gag all'interno dell'astrolotto, ma si concentra soprattutto sulla gag all'esterno, quella esterna, simile a quella di cui abbiamo raccontato prima con la roulotte che gira per le montagne americane rischiando di venire investita. In questo caso, però, i disegni sono non più di soffritti, ma di pastrovicchio. Direi che però ci possono essere anche alcune piccole differenze tra i due. Quale potrebbe essere stato più efficace? In realtà sono efficaci tutti e due gli stili, come lo sono stati anche quelli degli altri disegnatori chiamati a rappresentare le storie precedenti di questo progetto. A ciascuno degli artisti è stato chiesto comunque di spingere il pedale dell'acceleratore il più possibile, quindi di partire ovviamente dal loro stile di disegno, ma di non aver paura di andare oltre, di contaminare il proprio tratto con varie influenze, lasciando un po' a briglia sciolta la loro ispirazione grafica. Da questo punto di vista sicuramente Donald Soffritti è quello che ha fatto il lavoro migliore, perché se noi andiamo a vedere le sue matite, per quanto il suo tratto sia comunque riconoscibile come quello che vediamo attualmente sulle pagine di Topolino, sicuramente ha contaminato la propria matita con diverse ispirazioni che vanno dall'animazione attuale a quella comunque degli ultimi 20 anni, un po' alla Cartoon Network, se vogliamo, ma anche seguendo quella dei corti di Topolino che vanno sulle piattaforme di Disney Plus, animati e diretti da Paul Radish, per trovare una sintesi stilistica. Quindi il tratto che Soffritti usa è molto più sintetico, meno dettagliato, funziona per sottrazione, da una parte richiamando l'estetica che paradossalmente avevano i personaggi nel cortometraggio originale del 1935, vengono utilizzati per esempio gli stessi abiti che i personaggi avevano nel ruolo di pompieri del cortometraggio originale, avendo uno stile che in qualche modo richiama un po' il tratto vintage anni 30 che avevano i personaggi all'epoca, ma allo stesso tempo rilanciandolo comunque in maniera molto postmoderna. Si vede anche dalla colorazione, su indicazioni puntuali di Soffritti, viene usato anche la classica puntinatura sullo sfondo di alcune vignette, che anche quella contribuisce da una parte a dare un tocco vintage e dall'altra comunque a dare una visione molto, molto moderna, che ricorda per alcuni versi quello che abbiamo visto sul grande schermo recentemente con i due film di Spider-Verse. E quindi questo dà tutto un tocco molto, molto dinamico, molto moderno, pur fedele alla tradizione. A Pastrovicchio è stata chiesta forse una cosa diversa, il suo tratto è molto più aderente a quello che siamo abituati a vedere, complice anche il fatto che comunque Lorenzo Pastrovicchio ha già disegnato i personaggi in stile vintage in alcune storie, tra l'altro sempre scritte da Francesco Artibani, in occasione del compleanno di Topolino e del compleanno di Pippo. Quindi forse la differenza non risalta molto, però è comunque un lavoro che sorprende per la dettagliatezza del tratto, per l'amore con cui vengono rappresentati questi personaggi, la loro riconoscibilità anche se appaiono per quasi tutto il tempo all'interno di tute spaziali, tra l'altro con alcuni accorgimenti molto simpatici per quanto realistici, come il fatto che le orecchie o il cappello di Paperino stiano non all'interno del casco ma all'esterno, e questo comunque contribuisce a dare dinamicità alle figure in azione. E ovviamente sorprende molto anche il lavoro degli sfondi, dei mezzi di trasporto e di tutto quello che insomma circonda i personaggi. È un lavoro che, se vogliamo, punta meno ad essere di rottura rispetto allo stile che noi conosciamo di questo disegnatore specifico, ma si vede che comunque ha dato una marcia in più nello stile di disegno. Devo ricordare in effetti che Soffritti ha collaborato con il team di DuckTales e anche della serie animata, se non ricordo male, per cui comunque è effettivamente più abituato ad avere un certo stile animato. Le soluzioni di Pastrovicchio le ho viste proprio andare in direzione, non riesco a stilizzare in maniera animata, però inserisco degli elementi che sarebbero proprio tipici di un cartone animato, perché se andiamo a vedere la roulotte di Topolino, il cappello di Paperino non si sgancia mai dalla testa con tutto quello che succede, quindi il senso alla fine è più o meno quello. Come atmosfera i due fumetti alla fine possiamo dire li sono mantenuti originali da un lato, ma anche fedeli dall'altro. Assolutamente.
Per cui, a meno che non avete voi, in realtà, nei commenti qualche altro suggerimento e magari anche qualche altro bel corto che potremmo in futuro approfondire, direi che possiamo salutare i nostri spettatori. Certo. E dare appuntamento al prossimo video, ovviamente. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Salve a tutti!